Ha aperto l'album dei ricordi Leo Junior, indimenticato fuoriclasse brasiliano che ha indossato la maglia del Pescara dall'87 all'89, guidando i biancazzurri di Giovanni Galeone nell'unica salvezza in Serie A, stagione 87-88. Lo ha fatto ieri, collegato dal suo Brasile, nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi. Junior ha lasciato il segno con la sua simpatia. Totò, io ti dico, prima, guarda, io adesso... magari a dicembre, ti faccio un invito, tu vieni a fare il Babbo Natale qui per il mio nipote, che con questa barba diventa il vero Babbo Natale, guarda. Lo farò, lo farò. E poi via con aneddoti e racconti che testimoniano quanto sia stato e sia tuttora così forte il legame tra Junior e la città di Pescara. Ha fatto parte di uno dei Brasile più forti di sempre, quello battuto dall'Italia Mundial dell'82, e dopo 3 anni con la maglia del Torino ecco la proposta del Pescara, agevolata anche dall'amicizia tra Vincenzo Marinelli e l'allora amministratore del club Granata, Luciano Nizzola. Junior è allettato dalla voglia di vivere un'esperienza diversa e si convince, dopo le referenze di Zico, che a Udine aveva conosciuto quello che a Pescara sarebbe diventato il profeta. Allora io chiesto a Zico come era la mentalità di Giovanni quando era lì. Lui, guarda, che lui è completamente diverso di tutti gli allenatori italiani. Lui vuole che poi abbiamo detto che era il calcio champagne che giocava il Pescara, che era il calcio della maniera offensiva. Cioè, ho detto, guarda, penso che questa avventura mi farà bene, anche perché sarò lì al mare, cosa che a Torino avevo bisogno di andare 150 km per andare a Genova e sentire l'odore del mare. Sai, poi ho trovato un ambiente eccezionale in tutti i sensi, posso dire. Poi, quel primo anno nostro, nell'87-88, con le vittorie a San Siro, questa con la Juve, poi le partite che abbiamo fatto, quando guardavo l'Adriatico con 20-25 mila persone tutte le domeniche, quando giocavamo in casa, era un motivo di soddisfazione. E poi ha creato, non solo a me, per me, ma anche per i miei compagni, anche per il proprio Galeone, una motivazione al di là di quello che ci aspettavamo. Io dico che i 2 anni che ho vissuto a Pescara mi sembrano di essere stati 10, perché ormai mi sono innamorato della città, ci torno spesso. Totò è uno dei testimoni che vengo sempre, perché sono rimasto veramente legato alla città. E poi, in questi 2 anni, ho partecipato di un sacco di partite dei miei contemporanei, come Altobelli, come Stilic, e ero giocatore del Pescara. Allora ho portato in giro, diciamo, il nome della città e della squadra che giocavo con me, e questo mi ha fatto un grossissimo piacere.